Aria di crisi nella città di Torre del Greco. Secondo i cittadini torresi non sarebbe stata però la pandemia a generare ristrettezze. La comparsa del Covid-19, dichiarano, avrebbe solamente contribuito ad aggravare una situazione economica già precaria. Si respira aria di crisi? Abbastanza, abbastanza. Specialmente chi ha perso il lavoro. Qualcuno che veramente già lavorava, però adesso con il lavoro nero sono tornati a casa e quindi ci sono persone che veramente sono in difficoltà. Secondo lei quali sono i settori più penalizzati qui a Torre? La ristorazione abbastanza e i libri professionisti tipo coralli, bigiotteria, queste cose. È tempo di saldi, secondo lei le persone stanno acquistando nei negozi? Molto poco, perché ho detto parecchie persone, un po' con la crisi a Torre per la dell'Ulemar, ma non abbiamo soldi e pensionati che vivono ancora con minime pensioni. Non è più l'aria di una volta, sia durante le feste che dopo le feste. Ovviamente ne soffrono i commercianti e si vedono anche un po' dalle sere cinesche chiuse, quindi sì, direi di sì. Secondo lei quali sono i settori più penalizzati? Io ho una partita IVA, quindi so che cosa significa, però questo non è per una questione di crisi di adesso, è una questione di partite IVA, cioè nel senso che spesso non vengono aiutate, sono sole ed è un problema già prima della crisi, quindi figuriamoci adesso. Tempo di saldi, secondo lei le persone stanno acquistando nei negozi beni di seconda necessità? Probabilmente chi può sì, il problema è che non avendo eventi, non potendo andare a mangiare, non potendo andare in un ristorante, una festa o con gli amici, uscire, lì frena se parliamo di abbigliamento eccetera. Se invece probabilmente parliamo di accessori per casa, per stare meglio a casa, allora forse sì, forse l'elettronica, ma a livello in generale penso che la gente non spenda, insomma, perché effettivamente non vive. Non ci sta lavoro. Non c'è niente, è una cosa, è atavica. Il sud, il mezzogiorno, purtroppo è destinato a soffrire perché non c'è lavoro, non c'è una classe dirigente politica che si muove in tal senso. Purtroppo ci sta al comune, lo dico apertamente, sono anche incompetenti, può darsi avranno i bastoni fra le ruote, ma indipendentemente non c'è di base la politica. Fare politica significa mettersi a servizio dei cittadini, se no iadaven. Secondo lei quali sono stati i settori più colpiti dalla pandemia? Torre del Greco vive di mare e tutte quelle attività legate al mare, tipo corallo, oreficeria, quindi ha vissuto sempre di questo, di mare e di queste attività qui, e quindi sono queste attività che stanno subendo, soprattutto i marittimi che non trovano lavoro. Indipendentemente dal Covid già era nell'aria, perché il doppio registro ha fatto sì che gli armatori prendessero personale straniero e quindi a discapito dei torresi che di solito hanno sempre navigato. Da molto tempo c'è questa crisi economica, poi si è aggiunto anche questo fatto della pandemia, quindi siamo proprio, speriamo che abbiamo toccato il fondo con questo. Speriamo che si risolvano presto questi problemi. Alla fine il governo è stato rifatto e la speranza è quella che risolvano tutti i problemi di tutti i giovani e per quelli che hanno bisogno. Secondo lei quali sono stati i settori maggiormente colpiti da questa pandemia qui a Torre del Greco? Io penso che a Torre del Greco i commercianti, il settore marittimo, perché Torre del Greco, l'economia di Torre del Greco è basata sull'economia sul mare e quindi hanno accusato molto questa crisi. A Natale penso molta gente hanno fatto un brutto Natale, sul tavolo non hanno messo niente da mangiare, i bambini non hanno potuto avere quelle che hanno avuto altri bambini, quindi se proprio io a Natale in quei giorni là ho pensato proprio a questa gente qua. Io che sto mangiando qua, ma altra gente ce l'hanno. Questi bambini hanno avuto il dono di Natale, ma altri bambini ce l'hanno queste cose. Quindi l'amministrazione di Torre del Greco, queste cose qua, si dovrebbe fare a carico, dovrebbe far presente queste situazioni al governo
Torre del Greco come sta situata. La crisi è questa, non è quella che noi ci giriamo intorno, guardiamo, i magazzini sono vuoti. Perché i magazzini sono vuoti? Perché tutto questo è una ruota che gira. L'operaio non lavora, marittimo non lavorano, ma non si possono fare, cioè non entrano nei magazzini perché i soldi non ce ne sono. È una crisi economica non torrese, è una crisi economica nazionale, mi pare. Torre del Greco magari ha problemi aggiuntivi dovuti a fenomeni che conosciamo da qualche anno, però certo la crisi economica purtroppo è dovuta anche a questa instabilità di governo, sia comunale in questo momento che nazionale, e quindi è una giusta, è giusto, come dire, riflesso. Secondo lei quali sono stati i settori maggiormente colpiti qui a Torre del Greco? Presumo che i commercianti stiano davvero soffrendo. Commercianti, come dire, ritengo anche ristorazione, turismo, tra virgolette, è totalmente allo sbando, e anche, non sottovaluterei, anche i centri sportivi, palestre, fitness, piscine, che dal 26 ottobre, lo so perché sono interessato anche, sono chiusi, con piccolissimi ristori, e ad oggi aprirebbero il 6 marzo, quindi sono 6 mesi di chiusura, che con palestre che hanno costi fissi di dipendenti, tasse eccetera eccetera. E questa è la situazione, capisco l'euro nazionale, capisco la pandemia, però ci sarebbe molto da ragionare, diciamo così.